Bonjour à tous. Moi je suis un défenseur droit ou défenseur central. Je peux m'adapter aux deux postes. Je suis un défenseur plutôt agressif qui aime défendre et qui aime aussi attaquer quand il le faut. Mais j'aime surtout défendre et voilà ma présentation. Après, oui, j'ai joué en Ligue 1 5 ans. Une année en Ligue 2 et j'espère apporter mon expérience ici. Difensore centrale destro, si definisce come un difensore aggressivo, però gli piace anche attaccare quando si deve, ecco le sue caratteristiche. E poi ha giocato 5 anni in Ligue 1 e un anno in Ligue 2 e spera tantissimo contribuire alla crescita e al successo della squadra quest'anno. Sei venuto via però dalla Ligan nel momento in cui arriva Messi, che sta per diventare il campionato più importante forse d'Europa. Oui, la Ligue 1, c'est un des meilleurs championnats aussi. Mais n'oublions pas que l'Italie est un grand championnat où il y a de grands joueurs aussi. Je suis content d'avoir joué en Ligue 1 et maintenant je suis très content de pouvoir connaître la Serie A. La Ligue 1 è assolutamente un grande campionato, però anche quello italiano. Ho già giocato in Ligue 1 per un paio d'anni e ora sono felicissimo di poter provare a giocare in Serie A in Italia, quindi sono contento e sono sicuro della mia scelta. Ciao ad entrambi, benvenuti. Nicolò Pasta, Tuttomercato Web. Parto con una domanda a Kelvin. E innanzitutto ovviamente benvenuto. E ti chiedo chi può essere per la tua carriera un idolo, un esempio che hai seguito e che vuoi seguire. Bonjour, tout d'abord, oui, j'ai des idoles, peut-être pas à mon poste, mais dans le travail, c'est-à-dire Cristiano Ronaldo, dans sa mentalité, dans son travail, Sergio Ramos, je prends ces exemples-là comme référence, Karim Benzema, pour moi, ce sont des joueurs qui se donnent à fond. Qui se donnent à fond en dehors et sur le terrain, et c'est vraiment des exemples que je prends et que j'espère suivre leur chemin. Ho diversi idoli, non non, che non sono relativi al mio posto in calcio, però li rispetto e vorrei seguirli per la loro mentalità sul campo e fuori. E per esempio posso citare Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos oppure Karim Benzema, che sono dei esempi per me e spero, diciamo, seguire la loro strada, però rispettando questo modo di vita e questa voglia di fare, questo rispetto sul terreno e fuori dal campo. Mi allaccio allora alla tua risposta, Kelvin. Tu in Francia hai marcato Neymar, hai marcato Mbappé, adesso affronterai anche Cristiano Ronaldo. L'hai nominato, hai detto che può essere è un tuo esempio. Che emozione, che sensazione ti porta a poter affrontare un campione di questo calibro che reputi un esempio da seguire? C'est un bonheur de pouvoir affronter des grands joueurs comme ça. Mais quand on arrive sur le terrain, on va dire, il n'y a plus d'idole. C'est nous-mêmes. On pense à l'équipe, on pense à soi-même. Et on regarde pas, il y a qui en face. Hein. S'il faut être agressif, faut être agressif. S'il faut mettre des coups, faut mettre des coups. Et voilà. È ovviamente un onore e un grande piacere di poter confrontarsi con questi idoli, però quando siamo sul campo non ci sono più idoli, giochiamo per la strada, non importa chi è di fronte a te, si gioca, si mena se si deve, però un po' di aggressività, però l'obiettivo è vincere. Grazie. Beta, passo a te, benvenuto ovviamente anche a te. Tu sei molto giovane, quindi come ho fatto a Kelvin la domanda, chiedo a te chi può essere un punto di riferimento, un idolo a cui ti ispiri. E poi ti chiedo, sei arrivato in una squadra che ha tanti portieri, anche di grande esperienza, come Zouk, Provedel.
e quali consigli ti hanno dato loro che sono un pochino più grandi di te per farti migliorare? Grazie. Mio idolo da piccolo è Manuel Neuer, perché a me piacciono caratteristiche che lui aveva, tipo uscire fuori dell'area, giocare con i piedi, e quindi questo faccio anche io, non come lui però. E altra domanda, ho conosciuto Ivan e Zut, sono due molto bravi ragazzi, mi hanno aiutato troppo, mi danno ogni allenamento qualche consiglio, perché loro hanno fatto tante partite in Serie A e io ascolto. Sì, ragazzi, buongiorno. No, una domanda è questa, avete avuto modo di conoscere il mister ormai, quali sono un po' le parole che vi dice, i tag, gli hashtag che ci potete dire sul campo rispetto alla filosofia calcistica e comportamento? Grazie. Oui, je côtoie maintenant le coach, il a une très bonne philosophie de jeu, un jeu beaucoup offensif et beaucoup de réflexions tactiques qui sont bons pour nos joueurs. Io ormai ho avuto modo di conoscere ovviamente il mister, lui è molto focus sul gioco offensivo, proprio la tecnica e... e tipo riflessioni proprio tattiche sul gioco per fare giocare bene i giocatori insieme. Ho conosciuto mister, però non tanto così, perché io lavoro più con mister di portieri, però tutti sappiamo chi è mister. E praticamente mio sogno che lui allenava. Sì, una domanda doppia e magari una singola. Qual è l'obiettivo che vi siete posto per questa vostra stagione? Stiamo parlando di un giocatore che ha il suo primo anno in Serie A, che ha giocato comunque in un campionato importante come la Ligue 1, mentre parliamo di un giovane portiere che sogna ovviamente di poter esordire anche nella massima serie dopo aver fatto un ottimo campionato nella Sampdoria. Correggimi se sbaglio, siete arrivati alle semifinali del campionato primavera, quindi diciamo la gavetta te la sei già fatta. Moi, comme objectif, j'espère vraiment que on va faire une grosse saison, que on ne va pas jouer le maintien, mais plutôt le milieu de tableau ou voire plus. J'ai vraiment de gros objectifs avec ce club et j'espère que ça va vraiment bien se passer. L'obiettivo è ovviamente di giocare bene e di non lottare per rimanere in Serie A quest'anno, però mantenersi proprio nella prima parte del campionato e magari se tutti insieme fanno meglio andare sempre più su. Questo è per me primo anno con i grandi. Mio obiettivo è sempre lavorare bene e sperare di fare qualche esordio in Serie A. Sì, a me piace molto giocare con i piedi, perché fino all'età di 13 anni giocavo terzino sinistro e dopo sono passato a porta. Sì, Petar, una domanda per te. Avete fatto un grande campionato con la primavera, è stato anche un campionato difficile con tutte le interruzioni. Che cosa ti ha dato questa grande cavalcata? Perché poi la Sampdoria ha fatto veramente una grande seconda parte di stagione. Avete fatto anche un'alternanza, se non sbaglio, con l'altro portiere, Saio. Che cosa ti rimane di questa cavalcata, appunto, che avete terminato da primi in classifica? Sì, da primo giorno era una squadra che
lavorava bene, ci sono molti bravi ragazzi. Io in ritiro sono partito come terzo portiere, però sempre lavoravo e sapevo che solo così posso giocare, e mia opportunità è arrivata e mi sono fatto trovare pronto grazie ai miei mister, tutto lo staff, e anche voglio salutare i miei amici di squadra. Soprattutto per Amian, quanto è importante avere, diciamo, tanti allenatori che parlano francese, perché dal mister al secondo preparatore, insomma, parlano tutti francese, quindi ti possono spiegare al volo subito tutte le varie situazioni di gioco, tattiche e quant'altro. Tout d'abord, le coach Mister, il me parle en italien pour que j'apprenne, et ça m'aide qu'il parle français pour mon intégration. Vraiment, quand je comprends pas des choses, il m'explique en français, et c'est bon ça pour l'intégration avec l'équipe, pour les mises en place tactiques. Quand vraiment c'est trop poussé, que je comprends pas, il me prend et il m'explique en français, et c'est surtout ça qui est positif. È ovviamente molto importante, però sottolinea che il mister gli parla solo in italiano per l'integrazione, perché è molto importante per lui, però ha anche la possibilità, in caso di non comprensione, di avere le spiegazioni in francese, per lui un sollievo. Quindi il mister gli spiega tutto in italiano, e davvero quando non capisce, per aiutarlo nelle specifiche tecniche, gli parla in francese, e per lui è tutto molto più facile per l'integrazione. Quindi è un gran bene e una fortuna per l'integrazione nella squadra.